Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Maullo941 e siamo tornati con la Maullocraft. Signori miei, avevo chiesto in un sondaggio se volevate che continuavamo questa stagione con tutte le cose che abbiamo costruito fino a questo, o iniziare una nuova stagione. Mi avete detto che volevate, con il sondaggio ha vinto il continuare con questa stagione. Quindi siamo tornati sulla Maullocraft per fare tante cose belle. Prima di tutto, prima di partire col video, signori miei, io vi ricordo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che darete a questa serie se vogliamo continuarla. Ho avuto un attimo di soffocamento. Di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook. E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni, potete farlo tramite il link che trovate in descrizione. Detto questo, signori miei, col mio Fuffi alle spalle, che prima o poi dovremo fare una casa anche a lui, partiamo con il video. Allora, signori, noi abbiamo deciso di ripartire, di continuare questa serie. Noi siamo arrivati a un buon punto, signori. Noi abbiamo una bella casa, tante belle strutture, tante belle costruzioni, quindi siamo a un bel punto di questa serie. Molte lasciate un poco a metà, come il magazzino là sotto a forma di cassa che non l'abbiamo mai riempito, molte completate come non so che cosa. Però, signori, allora, noi a questo punto della serie possiamo completare tre obiettivi fondamentali, ovvero obiettivo numero uno. Uccidere il drago. Obiettivo numero 2, uccidere il Wither. Obiettivo numero 3, andare a recuperare l'Elytra. Quindi, da questo momento in poi, i nostri tre obiettivi saranno questi di questa serie. Dopodiché, potremo risbizzarrirci a costruire tutto quanto il mondo. Quindi, come prima cosa, signori miei, dobbiamo uccidere il drago. Questo è il nostro primo obiettivo. Per uccidere il drago, noi dobbiamo avere l'Enderpearl e trovare la fortezza del drago. Quindi, questo video sarà una sorta di preparazione a questa nuova avventura. Allora, per prima cosa, io ho nell'inventario un macello di cose che non mi servono. Quindi, sbarazziamoci tutto questo che non mi serve, raga. Ok, signori, allora, io ho sistemato l'inventario con le cose base che ci possono servire intanto per partire con la spedizione. Noi intanto dobbiamo vedere quante enderpearl abbiamo. Dove ce l'ho messo io l'enderpearl? Dove ce l'ho messo io l'enderpearl? Eccolo qua, ne abbiamo 7, signori, e sono un poco pochine. Quindi, prima cosa da fare, dobbiamo, uno, prenderci altro cibo. Prenderci altro cibo. Quindi dobbiamo andare nel Nether. Per andare nel Nether, signori miei, dobbiamo un attimino sistemare gli scarpini d'oro che abbiamo messo di sopra, così evitiamo che qualcuno ci rompa le scatole colpendoci malamente. Quindi mettiamo questi di qua, sistemiamo i nostri scarpini d'oro. Tre dovrebbero bastare, va bene così. Questi ora li possiamo andare a riposare. Detto questo, signori, andiamo nella stanza degli incantesimi. Posiamo i lingotti d'oro qui. Andiamo nella stanza degli incantesimi, che dovremmo avere un libro con saccheggio, se non ricordo male. Allora, dovremmo avere un libro con saccheggio. Saccheggio, 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 saccheggio. Ce lo dovremmo avere. Ricordo che c'era. Ricordo che c'era. Affinità all'acqua, canalizzazione, contraccolpo, fiamma. Non abbiamo un libro con saccheggio. Ma di che stiamo parlando? Non abbiamo un libro con saccheggio. Affilatezza, aspetto fuoco. Questa cosa è gravissima. Pensavo di avere un libro con saccheggio e invece non ce l'abbiamo. Vediamo se per caso è sopra. Magari ce l'ho messo nelle ceste qua sopra. Vediamo se ce l'abbiamo. Qui non c'è. Qui non c'è la traccia di nulla. Vediamo se per caso è qui, ma non penso perché tutti i libri sono là. Sì. Va bene, niente. Pensavo di avere un libro con saccheggio e invece non ce l'abbiamo. Niente da fare. Ok. Signori, detto questo, recuperiamo un poco di carne che ci può servire sia per la spedizione alla ricerca della fortezza, sia per andare adesso nel Nether. Per andare adesso nel Nether, quindi andiamo qui a trovare le nostre carissime mucche. Signore mucche, è un piacere fare la vostra conoscenza. Non vi preoccupate, ragazzi. Aspettate, devo abbassare un attimo il volume perché sto impazzendo. Non vi preoccupate, ragazzi, nessuna mucca sta venendo maltrattata in questo video. Sono solamente tutte che si stanno dedicando a una buona causa. Dobbiamo solamente riuscire a recuperare la carne. Dove sta la carne? Dove sta la carne? Dove sta la carne? Recuperiamo un poco di carne, signori miei, che c'è bisogno di carne di mucca. Un giorno le facciamo riprodurre, promesso. Un giorno le faremo riprodurre, ma non è oggi il giorno. Ok. Dai, è così. Abbiamo bisogno di tanto. Siamo dei poveri bambini che hanno bisogno di fame. Che hanno tanta fame. Recuperiamo un bel po' di cibo. 41 più altre 15 dovrebbero bastarmi, secondo un'antica leggenda. Sì, penso di sì. Allora, usciamo da qui, se mi fanno uscire.
Posiamo tutta questa pelle che non ci serve. Torniamo a casa. Mettiamoci gli scarponcini d'oro. Torniamo a casa, mettiamo la carne a cuocere e partiamo per il Nether, signori miei. Dobbiamo andare a uccidere un bel po' di Enderman, signori. Ok, signori, siamo nel Nether. Là c'è un bellissimo Enderman. Noi ci mettiamo qua sotto. Vediamo se riusciamo a... Dove è finito, zio? Mi servi tu, zio. Vieni qua, arrabbiati tanto. Vieni qua, bello. Così siamo ben protetti noi, sì. Dov'è lo zio? Oh, ciao, vieni qua. Mi serve la tua Enderpearl, quindi non rompere le scatole e dammi la tua Enderpearl. Dove stai? Dove stai, zio? Stai di qua? Ok. Mi ha dato l'Enderpearl? Dove sta l'Enderpearl? Non mi ha dato l'Enderpearl? Che Enderman di marmellata, signori miei. Allora, continuiamo la ricerca degli Enderman. Continuiamo la ricerca degli Enderman. Ok, ragazzoli, siamo in un punto in cui ci sono un sacco di Enderman. Quindi iniziamo lì a farci notare da tutti quanti. Dovremmo essere ben coperti. Dove stanno? Che giocano a nascondino. Mi dovete far vedere, zii. Se no non vi posso ammazzare. Dove stanno? Perché siete così antipatici? Dai, dai. Allora, noi abbiamo 7 Enderpearl. Ce ne servono magari... Dove stanno? Dai, ma perché spariscono? Perché devono essere così antipatici? Quello è morto. Questo gioca... Ok. Enderpearl? No, questo mi ha dato il blocco. E questo che era morto qua? Non mi ha dato una cippa di nulla. Ma perché? Ma porca miseria. Raga, continuo la ricerca di Enderpearl. Non a caso siamo in questo momento con questa inquadratura, signori, perché io sono tornato dal Nether, ho fatto quello che dovevo fare, siamo riusciti a trovare un sacco di Enderman e riuscire a recuperare un sacco di Enderpearl, signore, ma io sono morto, bensì non una, non due, ma sono morto 3 volte, signori, nel Nether, per colpa di quei maiali che io dico, ma perché li hanno aggiunto? Quanto sono antipatici quei maiali? Signori, abbiamo perso tutto, abbiamo perso completamente quasi tutta l'armatura in diamante, ci è rimasta solamente questa con protezione dal fuoco 4, degli scarpini d'oro che avevo rifatto per poter recuperare la mia roba, abbiamo l'Enderpearl per cercare di riuscire ad andare nella fortezza del drago, e dopodiché abbiamo perso tutto. Ora, la cosa carina, signori, è che io non ho abbastanza diamanti a casa, la cosa simpatica è che io non ho abbastanza diamanti a casa. Ma per andare nella fortezza dobbiamo per forza portarci dell'ossidiana. Quindi mi dite quanti diamanti mi sono rimasti a me? A me sono rimaste la bellezza di 14 diamanti. Perfetto, 14 diamanti. Abbiamo, questo è carbone. Noi ossidiana non ne abbiamo da parte, non è vero? Io non che io abbia dell'ossidiana da parte, no? Non si può mai dire nella vita. Abbiamo 2 blocchi di ossidiana. Ok, non abbiamo che farci, ce ne servono almeno 8. No, ce ne servono almeno 10. 10 blocchi di ossidiana ci servono. Non ce li abbiamo mai nella vita. Questa è lana nera. Non penso che funga molto bene. Quindi, signori, siamo un attimino nella marmellata. Abbiamo un... dobbiamo farci intanto un piccone di... non abbiamo nemmeno più legno. Mamma mia, che nervosismo. Allora, signori, allora, stiamo calmi. Io c'ho qua San Pietro che mi sta cercando di tenere calmo. Io vi guardo così, signori. Allora, io ora off camera mi riorganizzo un attimino, creo una sorta di armatura per quella che poi sta creata, mi creo tutto il materiale e ci rivediamo qui per chiudere questo video che io non so come non ho lanciato il computer in aria, signori. Ci vediamo fra poco. Ciao, raga. Ok, signori, piccolo aggiornamento. Abbiamo fatto dei pezzi di ferro perché non c'ho neanche più ferro completamente, quindi abbiamo recuperato con un poco di ferro, abbiamo fatto un elmetto e degli stivaletti, abbiamo recuperato i bastoncini, abbiamo del legno, abbiamo della pietra, abbiamo gli scarponcini d'oro perché ce li dobbiamo portare perché del Nether dovremmo riattraversarlo e quindi abbiamo bisogno dell'oro a copertura. Abbiamo fatto una spada e un piccone, dobbiamo ancora andare a recuperare l'ossidiana, a recuperare un altro poco di carne, prenderci un acciarino perché sennò i portali non li potremmo accendere mai nella vita. Trasformare le Enderpearl, queste mi servono, trasformiamole adesso le Enderpearl, signori miei, così ce l'abbiamo già pronto. Non ho un acciarino, state scherzando? Ah, ok, abbiamo il nostro acciarino, ok. Di qua c'è qualcosa che mi può servire attualmente. Dobbiamo recuperare anche le frecce, ricordiamoci le frecce, signori miei. Trasformiamo queste in, no, in così, no, scherzavo, prima dobbiamo trasformare queste. Ok, le blaze rod in polvere di blaze, le mettiamo qui, queste le mettiamo qui e facciamo almeno un 10 occhio dell'end, ma anche 12, dai, dai, 12 dovrebbero bastarmi. Questi ce li teniamo di corta, questi ce li portiamo pure che nella vita non si può mai sapere. E perfetto, allora dobbiamo andare un attimo in miniera, signori, perché devo andare a recuperare altra ossidiana.
Dobbiamo andare a recuperare altro ferro perché non posso partire con così poco ferro, quindi ci vediamo nuovamente al prossimo stacco, signori. Nel frattempo sta calando il sole, col sole dietro la mucca, che è una cosa bellissima. Ok, signori, siamo stati in miniera, piccolo resoconto, siamo stati in miniera, abbiamo recuperato l'ossidiana, abbiamo recuperato il ferro, abbiamo recuperato un poco di oro, quindi torniamo a casa, andiamo a mettere a cuocere tutto quanto, signori, recuperiamo un altro poco di legno in modo tale da poter farci una barca, perché la barca ci può tornare utile. Nei commenti scrivetemi se mi dimentico qualcosa. Devo ancora andare a prendere le frecce, ma queste le prenderò poi off camera appena chiudo il video, signori, se no facciamo troppa confusione. Detto questo, aspettate che torniamo qua. Sono cresciuti gli alberi, sì, gli alberi sono cresciuti, quindi recuperiamo un altro po' di questo legno di qua. Dai, così, recupera, recupera, recupera il legno, che il legno ci serve comunque nella spedizione per farci intanto una barca e poi per avere anche altri stickettini e altre torce, signori. Abbiamo un attimino fatto, levo questo, abbiamo un gran bel inventario. Qualcuno mi dice perché i miei stivaletti d'oro... Ah no, questi li ho trovati in... Ok, stavo dicendo perché i miei stivaletti d'oro si sono consumati senza che li ho utilizzati. No, invece no, non è successo, non è successo. Allora, andiamo a casa, mettiamo a cuocere oro e ferro, anche se forse l'oro ce l'avevamo, ma va bene così. E facciamoci la barca, signori, e poi vado a recuperare semplicemente le frecce, ma questo non vi rompo le scatole a voi, lo faccio io, e noi ci vediamo poi nel prossimo video, signori, pronti per partire alla spedizione alla ricerca del Nether. Detto questo, signori, io cambio l'inquadratura con questa mise molto brutta con quale ci siamo ridotti. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui nel canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!